Bene, buonasera a tutti. Sono Fabio Montanaro, vi do il benvenuto a nome della IUM Communication School a questo nuovo webinar dedicato ai Master IULM 21-22. Oggi vi presentiamo Masterbook, il master di specializzazione nei mestieri dell'editoria. A raccontarlo per noi ci sono la dottoressa Luciana Bianciardi, coordinatrice didattica del master, e la professoressa Gabriella Dina. Ci sono anche con noi due alunni dell'ultima edizione del master, Giulia D'Alberto e Francesco Pedrazzi. Prima di cominciare vi devo chiedere di mutare i vostri microfoni e spegnere le webcam. Vi ricordo che al termine della presentazione ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. Siete invitati a scriverle nella chat che potete aprire dalla barra di funzione, noi cercheremo di leggerle e di rispondere a tutti quanti. Prego. Allora, buonasera di nuovo a tutti, grazie di essere qui oggi con noi. Sono Luciana Bianciardi, come ha detto il dottor Montanaro, e sono coordinatore del master, nonché docente di editing, che è il nodo centrale del nostro master. Allora, io voglio raccontarvi il master anche attraverso l'esperienza degli studenti, perché è molto importante che siano coloro che quest'anno e negli anni scorsi hanno partecipato al master a raccontarvi quello che stiamo facendo. Mi servirò anche di alcune slide che prego Francesca di mandare avanti. Ecco, questa è la descrizione del nostro master. La potete leggere, ma vi dico che essenzialmente quello che voglio dai miei studenti e i ragazzi che sono qui con noi stasera lo sanno, è che possiate, una volta inseriti in una casa editrice, in un'agenzia letteraria, in una redazione, eccetera, possiate aprire qualsiasi porta della redazione dove magari si fa editing o si correggono le bozze, o si impagina o si fa la copertina e possiate essere in grado di lavorare autonomamente in qualsiasi settore della filiera editoriale. Abbiamo 5 mesi per fare questo, che non sono moltissimi, e quindi vi chiederò, come chiedo sempre ai miei studenti, una grandissima partecipazione, una grandissima attenzione e una grande voglia di imparare a lavorare. Perché il nostro master è un master eminentemente pratico, cioè si impara a lavorare. Avete fatto un percorso di scuola media, avete fatto un percorso universitario, adesso vogliamo che impariate a lavorare, a mettere le mani, a sporcarvi le mani nel lavoro. E per questo vogliamo fornirvi una bella cassetta degli attrezzi, bella attrezzata e bella in ordine, che dovete tenere sempre molto in ordine, per cui possiate in qualunque momento, in qualunque fase della produzione della filiera editoriale di un libro, prendere lo strumento giusto, utilizzarlo e andare avanti. Possiamo passare alla slide successiva. Ecco, cosa succederà? Questo, vedete, è la redazione. La classe che io chiamo redazione di qualche anno fa. Infatti, a Masterbook non ci sarà più la classe di Masterbook, ma una grande piccola redazione. Ci trasformeremo subito in una piccola casa editrice e andremo avanti. Io vi sottoporrò 3 testi di narrativa, 3 testi di saggistica, 3 testi di poesia e voi dovrete scegliere. Passiamo avanti, grazie. Vedete, scelte sofferte, il vostro testo di narrativa, che nell'anno a cui si riferisce questa slide, è quello in alto a sinistra, uno di poesia, che è quello al centro, e uno di saggistica, che è quello alla vostra destra. Su questi testi noi lavoreremo, faremo editing, faremo schede di lettura, impagineremo il testo, correggeremo le bozze, litigheremo per la copertina, faremo una quarta di copertina, insomma tutto il lavoro che c'è da fare intorno al libro. Guardate che è un lavoro pesante, è un percorso difficile. 250 ore in aula, ma almeno altre 2005, come sanno bene Francesco Pedrazzi e Giulia D'Alberto, che hanno generosamente ho offerto la loro presenza qui oggi, sacrificando 1 ora
allo studio dei libri che stiamo facendo quest'anno. Quindi con me, per esempio, faremo editing sul testo, impareremo che cos'è l'editing di narrativa, quello di poesia e quello di saggistica, perché ovviamente ogni genere ha tutta una sua procedura per intervenire sul testo. Possiamo andare avanti? Posso intervenire un attimo, Luciana, ti dispiace? Ecco, volevo dire, io sono Gabriella Dina, insegno al Master Storia dell'Editoria e qualche elemento più pratico come la scheda di lettura, come si compila la prima scheda di lettura di un testo. Allora, rispetto, voglio dire una cosa, perché ho fatto tutta la mia vita in casa editrice, quindi rispetto alla trasformazione della classe in piccola redazione, devo dirvi che questo è un momento di grande autenticità, perché avviene proprio come in casa editrice, divisi a gruppi, gli studenti danno il loro parere sulla qualità del libro che hanno per le mani, fino a scegliere la pubblicazione per questo libro, ed è proprio quanto avviene in casa editrice. Questo volevo sottolineare, perché non è soltanto, come dire, un modo di dire, ma lo spirito pratico di questo master è proprio impostato sulla modalità di una vera casa editrice. Scusami, anzi, vi invito anche Francesco e Giulia, vi invito a partecipare ogni volta che avete desiderio di dire qualche cosa, vi sembra che non sia particolarmente esauriente, intervenite pure, questa è una chiacchierata fra amici, spero, e quindi niente di male. Ecco, vedete, in una delle tante edizioni di Masterbook, qui abbiamo l'autore, questo signore dal volto e dall'atteggiamento e dagli abiti austeri, insieme a due dei nostri studenti. Alle sue spalle vedete i nostri tentativi di editing, il giallo e il rosso, che sono i colori che utilizziamo per l'editing, che i ragazzi conoscono molto bene, il giallo per le parti che vorremmo cassare, il rosso per le parti per le quali proponiamo una modifica, eccetera. E l'autore, sempre molto sulle sue, che guarda timoroso lo schermo. È un momento anche di incontro con l'autore, che è sempre una gioia, a volte può essere anche un momento, ma anche molto formativo per chi poi si troverà a lavorare nell'editoria, perché l'autore può essere il nostro migliore amico, ma ahimè a volte anche il nostro peggior nemico. Bisogna saperla giocare molto bene la partita con l'autore. Gabriella Dina lo sa bene, perché ha lavorato. Sì, sì. E su questo, appunto, anche la partita con l'autore, perché un conto, questo lo dico per chi non ha mai fatto questo lavoro e per chi desidera intraprenderlo, un conto è anche avere un buon giudizio, una buona capacità di giudizio sul testo che stai leggendo. Un conto è riuscire a dimostrare all'autore che la soluzione che tu proponi è forse migliore, in ogni caso da considerare, rispetto alla soluzione che lui ha scelto di una certa frase, di una certa come dire, coordinamento sintattico. Ecco, quindi bisogna essere molto sicuri di sé, conoscere bene la grammatica e la sintassi, tanto da essere forti nel dialogo con l'autore. Non è una cosa, si impara, ma non è una cosa facile. No, scusa. No, per niente, soprattutto con certi autori non lo è per niente, perché si va nella direzione di miglioramento del testo, non di peggioramento. Quindi quello che è difficile far passare con certi autori, con altri no. Quest'anno direi, ragazzi, abbiamo avuto abbastanza fortuna, perché sono molto collaborativi con noi. Però spesso passa l'idea che non stiamo migliorando il testo, ma lo stiamo osteggiando. Ecco, noi dobbiamo far capire che le nostre sono proposte di modifica, che ovviamente l'autore può anche non accettare, ma che vanno nella direzione di migliorare il testo. Finita la fase di editing, che è quella un po' più massiccia, diciamo, perché dipende molto anche dal libro che scegliamo. Per esempio, quello di narrativa quest'anno era estremamente breve e non è stato un grosso lavoro dal punto di vista della foliazione del libro. Quello di saggistica, lo sanno bene Francesco e Giulia, sono 500. Stendiamo un pietoso velo, 350 pagine con circa quante, Giulia, note?
Se non sbaglio erano tra le 600 e le 700 note. Sì, più o meno siamo su quel numero lì. Quindi immaginatevi il lavoro, ogni nota va rivista, la citazione controllata, è stato un lavoro veramente, è tuttora un lavoro perché non siamo ancora alla fine, ma un lavoro veramente che è stato, insomma, ci ha provati fino in fondo. Ecco. Esatto, poi se posso permettermi, professoressa, sì, certo, c'è anche in saggistica la questione che non è da sottovalutare, che è quella del controllo della provenienza delle fonti e delle citazioni, perché ovviamente non possono essere prese per buone, quindi su ogni fonte, su ogni citazione che l'autore nomina all'interno del testo bisogna fare una ricerca per capire se è stata trascritta in maniera corretta la citazione, se la fonte è giusta, insomma, se non stiamo andando a pubblicare una cosa che poi contiene degli errori di fondo, quindi è un bel lavoro lungo, però poi dà tante soddisfazioni comunque. Certo, loro sanno bene che l'autore in questione citava anche spezzettando le frasi e quindi siamo andati a ricercarlo. Devo dire che è stato un grande lavoro, ma l'autore è stato talmente contento di questo lavoro che ci ha aiutato in tutti i modi possibili. E questa è una grande fortuna. Ecco, finito il lavoro di editing, possiamo andare avanti con la prossima slide. Perché per quanto siamo in fase di editing, attenti ai refusi, attenti a non far scappare niente, il refuso ci sta sempre. Ci vuole un occhio particolare. Ora, questo è un refuso abbastanza, come dire, macroscopico, perché nessun coniglio comunale. È vero, questo è un vero refuso apparso su un giornale molti anni fa, ma i conigli non si riuniscono, era ovviamente il consiglio comunale. Ma spesso il refuso non è così semplice da vedere, da scovare. Possiamo passare alla prossima? Ecco, per esempio qua, bisogna essere, mi dispiace Gabriella che è un libro Feltrinelli. Io sono una feltrinelliana ad hoc, anche a me dice un colpo al cuore, non c'ero però, io non c'ero. Ecco, qui non è così evidente come nella prima slide, ma l'autore, possiamo far partire la transizione, non è Amoz, Oz, non si scrive con la Z, ma si scrive con la S, quindi Amoz, Oz. C'è anche di peggio, passiamo alla, ecco, vedete qui sono le lettere di John Fante o John Fani, come lo pronunciano in America, questa volta è in Audi, e qui è abbastanza difficile da intuire qual è il refuso tremendo in cui è incappato in Audi, perché questo signore ritratto a metà nella copertina in realtà non è John Fante ma è Steven Spender. John Fante, possiamo far partire l'animazione, è questo signore qui che effettivamente un pochino gli somiglia, a voi decidere chi è più bello, secondo me Steven Spender batte John Fante. Però qui non era facile stabilirlo, perché se non si ha dimestichezza con la biografia dell'autore è abbastanza difficile. Ecco, questi sono esempi macroscopici, poi ci sono quelli un po' più microscopici che noi però dobbiamo rivedere assolutamente, cioè non deve uscire un libro da Masterbook se non è privo assolutamente di refusi. Fino a questa edizione ci siamo riusciti, auguriamoci anche in questa, particolarmente complesso quello di saggistica, auguriamoci anche in questo caso. Benissimo, andiamo avanti. Ecco, nella creazione del libro ovviamente ci sono anche tutti quelli che noi definiamo paratesti, cioè il titolo, la copertina, la quarta di copertina, e qua ci divertiremo un po', perché mentre per i testi è l'autore il nostro giudice, nel senso che non si pubblica una virgola se lui non è d'accordo,
nei paratesti per contratto, diciamo, i paratesti sono un campo totalmente dell'editore, quindi totalmente nostro. Il titolo possiamo deciderlo noi, ovviamente sempre con il parere positivo dell'autore. La copertina la disegniamo oppure troviamo un'immagine noi, la quarta di copertina la scriviamo noi. Sembra una sciocchezza scrivere una quarta di copertina, cosa ci vorrà scrivere 10 righe su un libro che conosciamo così bene? Com'è Giulia, com'è Francesco scrivere una quarta di copertina? Ma guardi, non così terrificante rispetto a fare le copertine. Invece per me è il contrario, cioè le copertine quasi nessun problema al di là di imparare a usare i programmi, ma la quarta di copertina per me è difficilissima, è difficile condensare tutto un libro in poche righe in modo che sia anche accattivante. Io personalmente sudo. Qui Giulia fa la modesta e probabilmente lei non lo dirà, ma lei è stata nominata all'unanimità nostra direttrice artistica per i social. Quindi lei proprio si trova nel suo ambiente, ecco. Però scrivere le quarte è difficile, ci vuole comunque una grande dote di sintesi, ma anche di capacità di interessare il lettore. Quindi è proprio un'arte, è una cosa che va studiata. Poi c'è chi ha la dote innata e riesce a farlo così con semplicità, ma c'è anche chi invece deve esercitarsi parecchio. Io sono una di quelle che si esercita parecchio. No, ma tutti, perché bisogna dire, ma non dire troppo, bisogna essere ammiccanti, ma non troppo, bisogna svelare qualcosa, ma non tutto, insomma. Mi inserisco in questa cosa che mi affascina sempre, e poi si deve dire la verità sul libro, naturalmente, perché è importante di capire che tipo di libro è, senza appunto svelare tutta la trama, e soprattutto senza cadere nelle banalità che tutti gli editori, no? Tutti gli editori prima o poi cascano in questa, il libro più importante, il libro più bello, ecco, queste cose qui, soprattutto anche nelle copertine, nelle quarte dei classici, che sono 10 volte più difficili delle quarte dei romanzi, della narrativa originale, contemporanea, ecco, è molto difficile, perché ti trovi davanti a Dostoevsky e cosa devi dire? Che non sia stato detto, dove puoi far leva? È un esercizio molto, molto importante. Quartisti si diventa, non si nasce ma si diventa quartisti. Ma soprattutto non scrivere mai un romanzo che vi terrà incollati dalla prima all'ultima pagina, perché se no la professoressa La Fauci non perdona. È vero, è piuttosto severa con questi paradossi della... effettivamente. Benissimo, e una volta concluso il testo, la correzione di bozze, l'impaginazione, il titolo, la copertina, la quarta di copertina, che cosa resta? Resta il grande mondo della comunicazione editoriale, cioè abbiamo fatto 3 libri bellissimi, adesso dobbiamo comunicarlo al mondo. E qui entrano in campo 2 docenti, uno per la comunicazione editoriale di tipo no, possiamo andare avanti tranquillamente, la comunicazione editoriale di tipo classico, per esempio l'organizzazione dell'evento, qui siamo al Salone del Libro di Torino, che ahimè anche quest'anno non ci sarà, è saltato, ma anche tutta quella parte, diciamo, un po' più così nuova, moderna, che sono i social. E allora imparare come si comunica in Instagram, che è diverso dal come si comunica in Facebook o come si comunica in altri social, Clubhouse, eccetera, tutti quelli che in questo momento vi vengono in mente. Fino a 2 anni fa il nostro clou, la nostra festa, era al Salone del Libro di Torino. Era un momento di grande gioia, anche di divertimento, perché andavamo tutti insieme un po' con lo spirito con cui si va in gita scolastica. Presentavamo, i nostri ragazzi diventavano presentatori, diventavano lettori, diventavano registi dell'evento. Organizzare un evento, soprattutto in una
platea così vasta e così variegata come quella del Salone di Torino non è affatto facile, eh? Bisogna saper stare nei tempi, bisogna dire le cose essenziali, interessare il pubblico, eccetera. Speriamo l'anno prossimo di tornare in presenza al Salone del Libro di Torino. Io me lo auguro, l'anno scorso abbiamo detto la stessa cosa, ma insomma quest'anno sono un po' più ottimista. Ecco, passiamo oltre alla slide. Ecco, questi siamo noi, proprio l'ultimo anno che siamo andati al Salone del Libro di Torino, tutti quanti contenti, perché è un momento anche di grande emozione per noi e di grande festa. Ecco, ci sono mescolati docenti e studenti, perché alla fine non siamo più docenti e studenti, siamo tutti una grande redazione, tutti stiamo facendo il tifo per i nostri libri. Ci sono in mezzo anche gli autori che vengono con noi a festeggiare. Insomma, un momento anche un po' di commozione, perché qualche lacrimuccia ci scappa sempre. Ecco, io avrei terminato con la mia lunga esposizione. Lascio la parola agli altri, a Gabriella Dina, a Giulia Alberto e a Francesco Pedrazzi. Sì. Io, ecco, vorrei dire una cosa che appunto abbiamo evidentemente sottolineato in tutto questo percorso che abbiamo mostrato. Vorrei riflettere su questo fatto che veramente da Masterbook escono 3 libri come da una casa editrice. L'unico master che io sappia, lo dico perché davvero ce ne sono molti che anche di grande valore, di grande peso culturale, però credo che sia l'unico master in cui si realizzano davvero dei libri come in una casa editrice, che poi vanno venduti, questi libri vanno sul mercato, quindi non è un'esercitazione che poi tra noi ci scambiamo il libro che abbiamo fatto come all'esame, come se fosse una tesi. No, questi libri hanno un nome, hanno un editore che è Excogita e vanno per il mondo, quindi è davvero un lavoro concreto e pratico che è proprio la cosa che Luciana Bianciardi dice sempre, su quello che i ragazzi chiedono dopo questi percorsi universitari formativi, cioè chiedono proprio di lavorare praticamente a un prodotto. Ecco, e questo credo che sia una caratteristica unica e fondamentale di questo master. Cioè i libri escono davvero come da una casa editrice, quindi c'è l'impaginazione, la stampa, la paura del refuso, la distribuzione, la comunicazione, come in una vera casa editrice. Quindi è solo questo per il momento. Perfetto, allora direi... Non so se l'ho interrotta, professore. No. Stavo dando la parola a lei, quindi... Perfetto, ci siamo coordinate allora. No, nulla, allora volevo soltanto dire che adesso io e Francesco vorremmo più che altro raccontare cosa ci ha portati al master, il motivo delle nostre scelte, delle nostre aspettative, insomma, come sta andando anche questo percorso. Non so, inizio io, che dici, o puoi cominciare tu? Ma certo, vai pure. Grazie. Che galanteria. Allora, inizierei raccontando come sta andando proprio il master, quindi un po' la differenza tra quando sono entrata, che non avevo bene idea, non sapevo far nulla, ad adesso che è quasi finito, che cosa è cambiato. Dal mio punto di vista sta andando molto bene. Non lo dico perché qualcuno mi sta costringendo a dirlo, sono totalmente onesta, mi trovo bene sia con la classe, che per me è stata una grande sorpresa, perché non è così ovvio trovarsi bene con tutti all'interno di una classe di 20-30 persone, tante teste diverse, tante opinioni diverse, quindi non è semplice, ma noi in realtà ci siamo trovati, quindi anche se è una piccola cosa, in realtà fa molto poi quando si lavora insieme. E anche a livello di insegnamento, di materie imparate, di nozioni acquisite, devo dire che da quando ho iniziato ad adesso ho fatto un salto in avanti esponenziale. Adesso banalmente mi posso riferire, non so, ad esempio all'impaginazione, che era una cosa che mi terrorizzava personalmente, perché io non ho mai impaginato niente in vita mia, non avevo idea di cosa volesse dire impaginare, non avevo neanche mai sentito nominare il programma che si usa per impaginare, mai visto, io poi non sono neanche così tanto agile con la tecnologia, quindi ero veramente terrorizzata. Adesso impagino
in maniera molto molto snella, molto rapida, non ho veramente difficoltà, anche grazie ai docenti che sono veramente sempre a disposizione, qualunque ora no, però qualunque momento, qualunque cosa. Devono riposare anche loro, ecco. Beh sì, diciamo che scrivere a luna di notte è un po' eccessivo, però per qualunque cosa sono tutti molto disponibili, cosa che a me non è capitata in altri corsi durante la mia formazione universitaria. Difficilmente mi è capitato di trovare dei docenti che fossero a disposizione per domande, chiarimenti, dubbi, problematiche di qualunque tipo. Invece qui è stato così ed è stato bellissimo perché ti senti proprio accolto, come se fossi a casa. Anche per quanto riguarda, brevissimamente, l'editing e la correzione di bozze, io non l'avevo mai fatto in maniera professionale e seria prima di entrare nel master. Quindi, ad esempio, una cosa banalissima ma che ho imparato e che mi ha proprio aperto gli occhi, la questione, ad esempio, che molto spesso gli apostrofi non sono scritti come apostrofi ma sono scritti come apici, che è una cosa che io non sapevo perché non l'avevo mai notata. In realtà con il master è una cosa che ho imparato e adesso mi capita, leggendo libri stampati da grandi case editrici, di trovare apostrofi sbagliati e quindi faccio anche fatica a leggere adesso, a leggere per piacere, perché è un master che cambia proprio il tuo modo di vedere i libri, di vedere l'editoria, quindi cambia anche il tuo modo di approcciarti al libro, ma non in negativo, in positivo, nel senso che appunto leggendo ti vengono in mente delle migliorie, oppure puoi magari trovare un modo nuovo di fare editing che puoi far tuo. Quindi per quanto riguarda la questione del come sta andando il master, solo recensioni positive, come si dice, pensieri positivi. Adesso mi taccio così magari faccio parlare anche Francesco, che ho parlato anche troppo. Allora, buon pomeriggio a tutti intanto. Cosa aggiungere a quello che già non ha detto Giulia? Ormai, come diceva prima anche la professoressa Bianciardi, i nostri tre libri, quindi uno di narrativa, uno di saggistica e uno di poesia, sono a una fase già quasi conclusiva, possiamo dirlo, ci rimane un pochino da fare ancora per il saggio, perché lì è, come dicevamo prima, molto corposo e ci sono tante cose che devono essere perfette. E, per il resto sì, anch'io come Giulia non potrei trovarmi meglio di così, sia con i professori che con i miei compagni, il che è anche molto un peccato, perché essendo praticamente tutti a distanza non è possibile condividere anche, che ne so, una pausa, quei 5 minuti di pausa, e quindi il fatto che io sia riuscito a legare così tanto con tutti gli altri 25 studenti, nonostante io sia a casa mia davanti a uno schermo, per me ha davvero significato tantissimo. Io vengo, ve la faccio il più breve possibile, da una formazione che sia, anche all'università, aveva editoria sia alla triennale che alla magistrale nel nome, quindi io ero comunque sempre stato molto deciso su quello che volessi fare. Il fatto è che Masterbook appunto è stato per me una rivelazione, perché l'università, quei 5 anni di università, non hanno saputo darmi quello che in realtà una casa editrice e il mondo dell'editoria è, quindi pratica, perché c'è poco da fare, l'editoria è pratica e anche teoria è uno studio che c'è stato prima, ma qui bisogna sporcarsi le mani, come diceva prima la professoressa Bianciardi. E appunto qua si comincia a sporcarsi le mani ancora prima che il master cominci, perché prima dell'inizio delle lezioni arriverà una mail della professoressa Bianciardi che invierà a tutti voi 3 libri per narrativa, 3 libri di poesia e 3 libri di saggistica, quindi per un totale di 9. Quindi tutti questi andranno letti prima dell'inizio, quindi c'è proprio si comincia a lavorare prima di cominciare a lavorare. E si è subito catapultati in questo mondo di virgole sbagliate, di diofoniche che non sono al loro posto e di accenti gravi, accenti acuti, ecco. Però sì, questo master penso che abbia davvero cambiato il modo in cui io vedo e mi approccio all'editoria, e per tutti coloro che, come me, come Giulia, come tutti i nostri compagni,
vogliono lavorare a contatto con i libri è fondamentale. Ecco, questo master, mi sento di dirlo, è fondamentale, o almeno per me lo è. Sì, a proposito di formazione, ad esempio, Francesco adesso diceva che lui già proveniva da comunque curriculum di editoria. Io mi sento di dire che non è una cosa proprio obbligatoria, perché io, ad esempio, vengo da un curriculum totalmente diverso. Ho fatto 3 anni di storia dell'arte e 2 anni di economia per i beni culturali. Semplicemente perché l'editoria e i libri sono stati il mio pallino fisso nella mente da sempre. Poi mi sono appassionata anche alla storia dell'arte e sono giunta alla conclusione di volermi occupare nella vita di editoria d'arte, quindi editoria saggistica d'arte, cataloghi d'arte, tutta quella parte di editoria che riguarda le mostre, l'arte in generale. Quindi ho pensato di dovermi prima formare teoricamente per quanto riguardava appunto la storia dell'arte e il mondo dell'arte. Quando mi sono iscritta al master in editoria, avevo sinceramente paura di non essere presa in considerazione, perché il mio curriculum non riportava nessun accenno di curriculum, di nessun accenno di corsi di editoria fatti, esami di editoria riportati, assolutamente nulla. Invece sono stata accettata ugualmente proprio per le mie aspirazioni, e devo dire che anche se non avevo una base, Masterbook comunque me l'ha data da zero, perché veramente si ricomincia da zero con tutti quanti, a prescindere che tu ti sia laureato in editoria oppure no. Quindi poi si arriva ad essere tutti quanti allo stesso livello. In questo senso non bisogna avere paura di essere indietro o di sapere meno degli altri, perché il livello di partenza per tutti è organizzato allo stesso modo. Quindi veramente si impara da zero a lavorare sul testo fisicamente, quindi facendo editing, facendo la correzione di bozze, poi impaginandolo, insomma, praticamente il testo diventa il tuo migliore amico, è sempre lì. O il tuo peggiore incubo, dipende un pochino. Come... Sì, esatto, il tuo stalker, vai a dormire che è lì, ti svegli che è ancora lì, però è giusto così, perché come diceva giustamente Francesco, serve la pratica sul testo, non possiamo soltanto limitarci alla teoria, a dire sì, la correzione di bozze è la ricerca degli errori e dei refusi, perché non è solo quello, e poi appunto è facile a dirsi ma non semplice a farsi. Quindi il fatto che ci sia questa componente pratica, che praticamente è, non so come dire, fondamentale, è l'unica componente del master, appunto si lavora fisicamente sul testo, questa cosa lo rende un corso, secondo me, completo e prezioso, perché sì, c'è la spiegazione chiaramente di ciò che bisogna andare a fare, ma poi c'è anche tutta quanta la pratica, il lancio sul testo per lavorarci e vedere che cosa fare. Quindi in questo senso è utilissimo assolutamente, soprattutto per chi come me non aveva idea di che cosa praticamente stava facendo, perché ho sempre avuto appunto il pallino per l'editoria, ma non ho mai editato un testo. Quindi non avevo idea in maniera pratica di che cosa volesse dire. Quindi ecco questo. Per quanto riguarda poi anche, e poi Fra ti lascio la parola di nuovo, per quanto riguarda anche le aspettative ad esempio per il futuro, io prima di entrare, di partecipare al master, avevo una mia idea, appunto l'editoria per l'arte. Facendo il master mi si sono aperte tante altre possibilità, tanti altri spiragli, per cui adesso so impaginare, mi piace impaginare, non mi dispiacerebbe fare anche la grafica editoriale o l'impaginatore editoriale, quindi non solo l'editing e la correzione di bozze. E ho scoperto che mi interessa anche l'ambito della narrativa, non soltanto la saggistica, e anche nel mio caso specifico la narrativa di infanzia, che sono cose che prima non avevo minimamente considerato e che probabilmente non avrei mai considerato se non mi fossi iscritta e non avessi iniziato a lavorare fisicamente sui testi in questo master. Quindi aspettative per il futuro nel mio caso si sono ampliate tantissimo e non mi vergogno a dirlo, aspettative molto alte, speriamo di non fare uno schianto a terra devastante visto il periodo, però ho veramente tante nuove idee, tante nuove aspirazioni che prima non avevo, perché semplicemente non avevo idea di tutte le possibilità che ci sono nel mondo dell'editoria. Tutto qua. Quindi adesso mi taccio di nuovo.
Vai Fra. No, ma infatti come diceva prima Giulia, io vi ho portato un pochino la mia esperienza, la mia formazione, però i nostri compagni sono tutti da esperienze previe che non per forza sono inerenti all'editoria, quindi per quello non c'è assolutamente problema. E altra cosa, come diceva appunto sempre prima Giulia, che i professori sono disponibilissimi, non vi preoccupate se un concetto, se una questione fa fatica a incamerarsi bene nel cervello, perché comunque qui si cerca di tappare ogni lacuna, tappare ogni come dire, qualsiasi cosa non venga, non mi veniva il termine, ecco, qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa ci sia da lavorare, ecco, qui si lavora finché non si è pronti, e dico pronti con la P maiuscola, per entrare poi appunto nel mondo del lavoro. Anch'io cosa mi aspetto? Io sono sempre stato intenzionato a diventare editor. Io voglio diventare l'editor, non ci sono piani B. Io nella vita voglio fare questo e farò qualsiasi cosa per un giorno riuscire a diventarlo. Però effettivamente anch'io mi sono scoperto un pochino impaginatore, un pochino grafico per delle copertine, nonostante sia meglio che le mie copertine non vengano mai pubblicate per il bene della casa editrice, ecco. Però fino a pochi mesi fa non pensavo che sarei riuscito a produrre una copertina, già le mie conoscenze in ambito grafico, insomma. Però comunque ci sono professori che capiscono i tuoi bisogni e sanno come sanno come appunto farti sviluppare anche in quegli ambiti in cui ti senti più titubante, ecco. E quindi c'è proprio un percorso che si fa insieme, sei seguito e sei seguito a 360 gradi e da tutti, quindi questo è davvero importante perché, insomma, come dicevo prima, una volta usciti da qui si è pronti davvero per entrare nel mondo dell'editoria, ecco. Ci sono professori che hanno molto chiaro in mente il concetto di livello zero, cioè nel senso che arrivano studenti che non hanno mai visto, e parlo di me, non hanno mai visto Photoshop, non sanno che cosa sia se non, ecco, non sanno che cosa sia se non per sentito dire da qualcun altro. Non è che aprono il programma, partono, ok, la copertina si fa così, no, con molta calma, veramente livello zero, come se, non dico fossi in prima elementare, però sì, perché alla fine con questi programmi serve andare piano, e i nostri professori sono di tutti quanti molto con calma, molto piano, in modo da farci arrivare tutti quanti insieme, piano piano, agli stessi livelli. Poi c'era qualcuno, chiaramente, che magari già aveva usato quei programmi per motivi suoi, perché voleva usarli da solo e quant'altro, ma la maggior parte di noi non ne sapeva nulla. A prescindere dal livello medio, si è partiti dal basso, dalla base, che per me, per esempio, che appunto non avevo idea, è stato fondamentale. Adesso anch'io sono in grado di fare una grafica, di creare una grafica di copertina, e prima non avevo idea neanche di quali fossero le impostazioni. Ma sì, infatti dal non saper nemmeno come si crea un nuovo documento su Photoshop siamo arrivati al punto da prof, ho questa idea per questo, ho questa copertina per questo libro, però ho pensato anche a questa, e ho pensato anche a questa. Quindi è proprio uno sviluppo che si è visto proprio a vista d'occhio, perché da zero a 100. Davvero. Sì, 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 ma comunque senza strattoni, come dire, cioè è stato da 0 a 100 graduale, e siamo arrivati tutti da 0 a 100, tutti negli stessi tempi, bene o male. Poi c'è chi è più portato e chi è meno portato, come per tutte le cose, però ci siamo arrivati tutti insieme, e devo dire che questa esperienza mi ha cambiato e mi sta cambiando, ovviamente in positivo. Diciamo, la mia forma mentis si è modificata completamente nei confronti del testo, quindi adesso riesco ad avere un occhio critico, riesco a farmi sfuggire molte meno cose rispetto all'inizio. Ad esempio, io, se faccio un confronto tra la primissima correzione di bozze che ho fatto per la professoressa di correzione bozze e l'ultima, c'è una differenza abissale. Nella prima correzione bozze, quando l'ho rivista, mi sono persa veramente cose che erano palesi.
ma giustamente al tempo non potevo sapere che erano palesi, ci sono arrivata dopo. E quindi appunto anche per me non esiste un piano B all'editoria, esistono diciamo dei macro piani B, ma sempre all'interno dell'editoria, quindi io sicuramente vorrò fare l'editore alla correttrice di bozze, ma non disdegno anche l'impaginazione, non disdegno la grafica, ma sempre in quell'ambito, cioè diciamo che il master mi ha dato delle certezze assolute su questo. Bene, benissimo. Luciana, volevo chiederti se magari parli degli stage, oppure sì. Non abbiamo detto nulla ancora. Infatti, allora al termine dei nostri 5 mesi di lezioni laboratoriali e frontali, è caldamente consigliato, essendo il nostro master specialistico non è obbligatorio lo stage, ma caldamente consigliato e raccomandato, uno stage che può avere la durata di 1 mese fino a 6 mesi. 1 mese non lo consiglio a nessuno perché non fate in tempo nemmeno a rendervi conto di dove siete. 6 mesi sono un bel periodo, eccetera. Cerchiamo durante il master di capire anche qual è la vostra effettiva, come dire, la cosa che va meglio per voi, perché come ha detto anche Giulia prima, molto spesso arrivate al master con un'idea già fissa, nel senso io voglio fare comunicazione editoriale, quello che una volta si chiamava ufficio stampa, io vorrei fare il correttore di bozze, io vorrei fare l'editor, e poi man mano che si va avanti nel master vi accorgete che non è proprio quella la vostra strada, che ci sono altre strade che vanno meglio per voi. Questo secondo me è importantissimo, quindi cerchiamo di capire insieme qual è veramente il vostro la vostra punta di diamante, e di mandarvi in una casa editrice innanzitutto che possa essere gradita a voi. Non manderei mai, per esempio, non so, una persona che ha legatissima alla città di Roma, non la manderei a lavorare a Milano, cercherei di farla rimanere nel suo ambito, così come un milanese a lavorare a Roma. Cerchiamo o magari un milanese che vuole assolutamente cambiare, vuole andare a Roma, allora lo tengo in considerazione. Ma anche geograficamente è importante che voi vi sentiate a casa, perché non c'è nulla di peggio, ragazzi, che fare un lavoro che per la geografia del posto o per le meccaniche di lavoro non vi vada a genio. Quindi cerchiamo di capire che cosa vi andrà a genio, dove starete meglio, vi sentirete più a casa, e lì mandarvi. Poi ovviamente in uno stage, una casa editrice che vi prende in stage, vi forma per 3 mesi, beh, è difficile che non ci scappi almeno un piccolo contratto, un prolungamento di stage, un contratto a progetto, non dico l'assunzione, in questi anni di assunzioni ne abbiamo avute poche, devo dire, assunzioni a tempo indeterminato, però tanti, tanti piccoli lavori che poi portano a una continuità nell'azienda che vi ospita. Anche una percentuale alta dei nostri ragazzi, no? Diciamo sempre rispetto, insomma, avevamo una media molto alta di impiego, non magari a tempo indeterminato, ma comunque di collocazione presso gli editori, ecco, questo è sempre accaduto, no? In tutti questi anni. Sì, abbiamo oltre il 90% di persone che hanno frequentato il master che sono rimaste a lavorare nell'ambito editoriale, per cui direi che è un successo che va al di là di ogni più rosea aspettativa. E poi abbiamo il grande fiore all'occhiello che è capitato e capiterà anche quest'anno, perché lo so già, che alcuni nostri allievi poi, come dire, si mettono insieme per aprire realtà editoriali. Quest'anno sembra che apriremo una nuova casa editrice, che è un po' come avere un figlio, nel senso che quando nasce, sì, una casa editrice che è anche concorrente, però è veramente molto, molto bello capire che persone che si sono incontrate poi non
necessariamente in classe, ma anche in DAD, come quest'anno è andato per il 50% dei nostri studenti, alla fine si sono trovati talmente bene insieme che hanno deciso di aprire questa realtà. Adesso non voglio dire di più perché ancora la cosa è in nuce, però si aprirà una casa editrice, come è successo per esempio nella prima edizione di Masterbook. Ha aperto una casa editrice che tuttora ospita i nostri stagisti, quindi il cerchio si chiude doppiamente. Quindi dico, se andate in stage per 3 mesi e riuscite un attimo a diventare indispensabili in quella posizione, beh, il gioco secondo me è fatto. Direi, Gabriella, che questi studenti nell'esposizione sono meglio di noi, per cui l'anno prossimo siamo a casa, perché ormai esattamente, facciamo fare tutto a loro. Ci date le slide, ci pensiamo noi. Assolutamente, perché siete molto migliori, molto migliori. Io, se posso aggiungere giusto due cose che mi sono venute in mente, ma che in realtà volevo dire anche prima, poi mi sono passate di mente, è che uno, vabbè, è un avviso spassionato, onesto e sincero, perché secondo me va detto, è un master in cui si lavora duro, nel senso, come diceva anche la professoressa Bianciardi, nessuno ti regala niente ed è giusto così. Quello che ricevi te lo sei guadagnato, che è anche molto bello secondo me, perché è bello quando ti arriva qualcosa e il risultato è buono perché te lo sei meritato tu, perché sei stato bravo. E appunto, dicevo, è un master molto duro, si lavora sodo, ma secondo me è la cosa migliore, perché in editoria non è che si lavori poco. Quindi è giusto, è un assaggio, un antipasto, diciamo, poi del mondo editoriale, perché ad esempio io adesso sono riuscita a entrare in collaborazione con 2 case editrici e ho tantissimi lavori da fare, tantissime cose, un sacco di cose. Oltretutto sono riuscita a entrare in collaborazione anche grazie al master, sono stata notata perché ho il master in curriculum e ho esperienza, perché mi sono state chieste delle prove a supporto della mia esperienza e le ho fatte bene. Adesso ho diversi lavori su cui mettere le mani e riesco a gestirli, proprio perché nei mesi del master, in cui i più duri, in cui si è fatto editing e correzione di bozze dei testi, ho imparato a gestire il mio tempo, che non è cosa da poco, perché il master, con tutte le cose che ti richiede di fare, che sono necessarie, ti obbliga a gestire il tempo, gestire le consegne, e a quel punto diventi una sorta di macchina da guerra super organizzata e veramente puoi fare tutto. Però ecco, questo è uno dei tanti aspetti positivi. Si lavora duro nell'ottica di insegnarti un'organizzazione dei lavori, del tempo e tutto il resto. Sì, si lavora duro, si lavora tanto, e per questo l'unico requisito che richiediamo per essere ammessi al master è la passione per questo lavoro, perché chiaramente se mi trovo di fronte una persona che mi dice a me leggere non piace, è successo, Gabriella me ne è testimone. È successo, eravamo sconvolte. Come non ti piace leggere? Se non ti piace leggere non fai questo master, e non abbiamo ammesso la persona che ci ha fatto questa dichiarazione, e la quale si è anche dispettita per questo, però insomma. Se non c'è alla base una grossa passione, una grossa voglia di lavorarci sopra a questa passione, è inutile farlo, perché sarebbe un incubo per voi e sarebbe un incubo per noi. Quel che diceva Francesco, non uscirete di qua se non sarete pronti per il lavoro, su questo, a costo di venire a casa vostra, una volta vaccinata, a venire a casa vostra, nella vostra cameretta, a fare insieme con voi editing, ma dal master non si esce se non si è in grado di affrontare il lavoro. Questo sia chiaro. Non so, Gabriella, se vuoi aggiungere qualcosa, Francesco. Stavo pensando che rispetto a quello che si diceva, e diceva anche Giulia, che entri con magari con un'idea e poi ne esci con un'altra idea sul tuo orizzonte editoriale, quello che vorresti fare, mi viene in mente anche che altri hanno messo, qualcuno ha aperto una casa editrice, qualcuno ha aperto uno studio editoriale, per cui insomma ci sono delle possibilità.
che nel corso degli anni effettivamente hanno realizzato i ragazzi del master. Ecco, sì, questo direi di sì. La cosa che importantissima è che è proprio frutto di questi ultimi anni e che è già stato sottolineato è la capacità di gestire bene i libri nei social. Ecco, questo abbiamo un docente che proprio si occupa di questo, oltre a una persona di comunicazione, e mi sembra fondamentale perché le cose che sono state fatte in questo campo sono piuttosto originali rispetto a tutto quello che vediamo. Quindi questo è molto importante, non è soltanto sapersi destreggiare e va bene, ma essere creativi su questo ci vuole un'esperienza, anche questo si impara, insomma, questo mi sembra importante. Va bene. Non so se Francesco vuole aggiungere qualcosa, abbiamo forse qualche minuto per le domande, non lo so. Francesco? No, ci direi che io sono a posto, se c'è qualche domanda. Ci sono delle domande, ecco. Vedo ci sono delle domande, non so, però non riesco a leggerle. Se Fabio... Forse Fabio ci aiuta. Mi sentite? Sì. Ah, ecco, ho avuto un piccolo problema con le cuffie. Ci sono. Allora, sono arrivate delle domande. Ci chiedono, buonasera, vorrei sapere se il master è riservato a neolaureati o se è possibile iscriversi anche se in età matura e provenienti da altre esperienze professionali, ma con tanta passione. Grazie. Allora, abbiamo avuto studenti di tutte le età, dai 22 anni dei neolaureati fino ai 61 anni di una signora che attualmente fa l'agente letterario con buon successo. Quindi è possibile iscriversi, la tarda età non ci interessa assolutamente, anzi è motivo essere in tanti, da tante esperienze diverse, di tante età diverse, è un arricchimento incredibile per tutti noi, perché è chiaro che l'esperienza di una persona che non ha più 20 anni è importantissima, e l'entusiasmo e la forza e la tecnica di una persona di 20 anni è altrettanto una risorsa preziosa. Quindi no, non solo a neolaureati, sì a qualunque età, ma con tanta passione. Questo lo sottolineo, perché se manca quella è un percorso già che comincia in salita, e invece noi vogliamo andare sempre in discesa. Un'altra domanda è: il master permette di sviluppare capacità per inserirsi anche nelle redazioni di riviste e giornali? Ma certamente, assolutamente sì. Impariamo a impaginare libri, ma impariamo a impaginare anche riviste, anche giornali, perché per esempio quest'anno, con l'inserimento di fotografie, di illustrazioni nel testo di saggistica, io credo che con questo training i nostri ragazzi potrebbero tranquillamente impaginare il Corriere della Sera domani mattina, perché visto le citazioni, le didascalie, le illustrazioni, le note, veramente è stata una palestra incredibile quest'anno il libro di saggistica. Quindi sì, la risposta è sì. Giada ci chiede, buonasera, se possibile vorrei sapere quali aspetti del corso gli studenti trovano solitamente più ardui. Ah, qui dovete dirlo voi, io no. Ma scusa Giulia, rispondo prima io. Vai, ci mancherebbe. In realtà aspetti più ardui, secondo me, in questo caso arrivano da, come si diceva prima, esperienze pregresse. Per esempio, io quello che trovo più difficile è un pochino utilizzare Photoshop, farci venire qualche idea per la grafica, farci venire qualche idea per le copertine, perché sono cose a cui io non sono mai stato tanto avvezzo. Io piuttosto scrivo 10 quarti di copertina, piuttosto faccio 10 capitoli di editing, ma la copertina io la lascio fare a Giulia, perché è 10 volte più brava di me. E, in realtà sì, personalmente quello che trovo più arduo è forse appunto un campo in cui io non ho mai avuto modo di applicarmi appieno, che però adesso sono riuscito in ogni caso a superare. La sufficienza in tutte le materie ci deve essere, eh?
Poi, requisito fondamentale. Quello assolutamente. Sì, per quanto riguarda me, appunto, io ho avuto un po' di difficoltà iniziale con Photoshop, non tanto per farmi venire l'idea, quanto più per imparare a usare il programma, ma quella è tutta questione di pratica. Poi, appunto, come dicevamo prima, i docenti sono assolutamente disponibilissimi, quindi, come si dice, una botta a destra, una botta a sinistra, prendi la strada centrale e vai. Quindi si può fare, non è un problema. Io attualmente la cosa che trovo un po' più difficoltosa rispetto al resto, parlo per me, sono le quarte di copertina, come dicevo prima, perché ci vuole una certa capacità di sintesi e anche la capacità di attirare il lettore, quindi mi sto esercitando molto, anche perché c'è modo di esercitarsi, non è che se non lo sai fare, allora amen, non lo sai fare, va bene così. Ti insegnano comunque a farlo, mi sto esercitando, è la cosa con cui ho più difficoltà. Poi ecco, non abbiamo ancora iniziato il corso di quello che si chiamava ufficio stampa, penso, sospetto di avere delle difficoltà anche lì, perché non credo che il mio punto forte sia la comunicazione, però comunque quando poi, a prescindere dalle capacità delle difficoltà, poi si esce dal master che si sa bene o male fare tutto, con le dovute preferenze, ovviamente. Però poi le difficoltà sono assolutamente soggettive. Maria Giosefina ci chiede: vorrei sapere se vi è mai capitato o arrivano nelle case editrici libri che sono già stati pubblicati da self-published. Questa non è una domanda che riguarda il master, però sì, ci capita, noi non le teniamo presenti perché pubblichiamo solo inediti, ma sono scelte personali, cioè altri editori potrebbero avere altre soluzioni. Proseguiamo. Masterbook è un master part-time? In che giorni si svolge solitamente? Allora, è part-time, si svolge almeno fino all'edizione, fino a questa edizione, si svolge lunedì, martedì e mercoledì dalle 14 alle 19. Ma non è che negli altri giorni, come sanno bene Giulia e Francesco, ci sia una grande libertà. Devo dire, molti dei nostri studenti lavorano, però il master, ecco, non si conclude nelle giornate che passiamo insieme in università. C'è tanto lavoro da fare a casa. Si può anche lavorare. Molti dei nostri studenti, ripeto, lavorano, però certo ci sono tante ore di lavoro individuale a casa, questo sì. Salve, volevo una riconferma sul fatto che fosse anche aperto a diplomati e non solo a persone in possesso di laurea. Avevo già chiesto e mi pareva fosse così. Sì, è così. Preferibilmente ci rivolgiamo a laureati, però ciò non toglie che possiamo ammettere anche una percentuale di diplomati. Ripeto, però serve un grande background di lettura. Non si può arrivare a un master in editoria avendo letto Pinocchio. Bisogna avere alle spalle anni di letture appassionate e di passione per la lettura. Allora sì, anche il diplomato va bene lo stesso. Salve, vorrei sapere come si svolge l'ammissione al master, ne abbiamo già un po' parlato prima. Esatto, si svolge attraverso un colloquio che farete con me e con la professoressa Dina. Non c'è nulla da temere, non ci sono testi su cui prepararsi, perché non vogliamo che voi sappiate come si fa editing, come si fa correzione di bozze, eccetera. Vogliamo solo vedere se siete veramente intenzionati a frequentare questo master, perché non c'è niente di più, come dire, mortificante per noi vedere una persona che poi alla fine non è interessata a quello che vogliamo fare. L'avete visto, no? I nostri ragazzi sono pieni di passione, hanno parlato ancora meglio di noi. No, assolutamente. È questo che vogliamo vedere, ecco.
Poi tutto il resto si insegna con grande fatica, con grande dedizione, ma siamo in grado di insegnarvi tutto. Siamo tutti professionisti che fanno ciò che insegnano dalla mattina alla sera e con grandissima passione. Questa passione vogliamo trasmetterla, però se non c'è un background forte di voi che sognate veramente da quando eravate piccoli di entrare in questo mondo, che ripeto, non è un mondo, né che vi, come dire, vi ricompensa con gratitudine da parte degli autori che citeranno, e quest'anno lo sappiamo, citeranno tutti il cane, il macchinista ferroviere che gli ha consigliato come dipingere bene la cabina del treno, ma non una parola per coloro che hanno preso il vostro testo e l'hanno rivoltato come un calzino. Prof, ecco. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale. Breve storia triste e è puramente voluto, perché è successo quest'anno. Quindi ringrazieranno tutti tranne che l'editor. Per quanto riguarda le gratificazioni economiche, ecco, ve lo dico subito, non è un mestiere con cui si diventa ricchi, o perlomeno non tutti diventano ricchi, quindi ci vuole una grande passione, perché altrimenti è mortificante. Ho parlato troppo, vero? Poi no, e poi c'è anche la speranza che questa passione faccia cambiare questo modo di vedere l'industria culturale, e qua può essere che piano piano si cambi, qualcosa si cambi, torniamo agli anni d'oro, degli anni 60, degli anni di Einaudi, di Feltrinelli, eccetera. Per il momento siamo lontani, però la passione collettiva può essere che faccia rinascere delle situazioni anche gratificanti. Io ci spero. Vabbè. Okay. Qualche altra domanda? Sì, ci chiedono se le lezioni sono registrate e recuperabili. Dottor Montanaro, forse lei è la persona più... Allora, per quanto riguarda, immagino che la domanda fosse un po' generica sulla questione della didattica a distanza. Quindi, come dicevamo, il master nasce come un master in presenza e chiaramente poi, causa Covid, è stato dovuto, si è riadattato a una versione online, purtroppo. La speranza è quella che il master sia sempre in presenza, torni ad esserlo. Nel frattempo continueremo con la didattica a distanza. Nel caso delle registrazioni, questo dipende un po' da situazione a situazione. Ecco, alcuni docenti le rendono disponibili per le registrazioni, altre meno. Quello che però è richiesto sempre è la frequenza di almeno l'80%, e per frequenza dell'80% si parla di una frequenza in diretta, anche se siamo a distanza, però vorremmo che gli studenti fossero sempre presenti, anche perché non è soltanto, come diceva prima la professoressa, seguire una lezione, ma no, è lavorare tanto, e soprattutto per questo è importante la diretta. Okay. Poi ci chiedono se, premessa la passione per la lettura e per l'editoria, è molto difficile entrare se c'è molta competizione. Entrare, immagino che... master, credo che intenda, sì. Beh sì, noi abbiamo un tetto massimo di studenti che possiamo iscrivere, quindi ogni anno c'è qualche studente che rimane fuori da questa competizione, non so. No, competizione. Ecco, la competizione lasciamola perdere, noi siamo tutti amici, siamo nella stessa barca di redazione, quindi competizione deve essere, anzi, devo dire che quest'anno, e questo lo dico in presenza di due studenti, abbiamo avuto una classe fantastica, una classe che ha lavorato molto, ha lavorato bene, è cresciuta tanto, si sono aiutati l'uno con l'altro, non ci sono stati, come forse c'erano stati in passato, screzi tra di loro, ma veramente sono stati una grande, grandissima redazione. Me ne sento di dirglielo, poi glielo dirò anche quando ci vedremo noi, ma sono stati grandi, grandi veramente. Allora ci ha fatto uno spoiler, non dovevamo saperlo. sì, ho spoilerato. Ci chiedono quando cominceranno i corsi. Allora, in gennaio, dopo la pausa
delle feste natalizie, di solito intorno alla metà di gennaio. Adesso non so se sono già stati stabilite le date di quest'anno. Quest'anno nel 2021 abbiamo iniziato il 18 di gennaio per finire il 5 maggio, che è una data anche letterale. Sì, confermo, le date precise non ce le abbiamo, però il periodo è proprio quello. Okay. E mi permetto di aggiungere, per unire le ultime due domande, quindi quando comincia il master e se c'è molta competizione, che, come dicevamo, i posti sono limitati, quindi c'è un colloquio di selezione, le preiscrizioni sono aperte fino al termine di settembre, ma per mantenere la praticità del master si tiene una classe con un numero ridotto, quindi vale un po' la regola del chi prima arriva meglio alloggia, nel senso che è verissimo che c'è il colloquio di selezione e quello è fondamentale, però una volta raggiunto il numero, questo vale un po' per tutti i nostri master, una volta raggiunto il numero massimo abbiamo la facoltà di chiudere le preiscrizioni anche anticipatamente, quindi qualora ci fosse qualcuno già interessato, sembra un po' una marchettata la mia, ma lo consiglio spassionatamente a chi volesse davvero iscriversi al master di affrettarsi. Un'altra domanda, la procedura per la preiscrizione e il colloquio va fatta attraverso la segreteria online? Anche questo posso rispondere io, sì, attraverso il nostro sito iulm.it trova molto semplicemente tutte le informazioni, quindi sulla segreteria online basta creare un proprio profilo inserendo le proprie credenziali e la propria anagrafica, selezionare Masterbook tra i master a cui preiscriversi, pagare una tassa di preiscrizione che serve a appunto a accedere al colloquio. Questa tassa di preiscrizione, tra l'altro, verrà poi detratta dalla prima rata, quindi è compresa nel prezzo. Più o meno quando si sa se si è stati ammessi dopo il colloquio? Sì, no, se vuoi rispondere tu, Gabriella. No, dico in genere siamo veloci, no? Mi sembra, non so quantificare i giorni, non so, una decina di giorni, non mi ricordo, sì. Sì, una decina di giorni, un paio di settimane, sì, riflettiamo un attimo. Sì. Ok. Bene, se non ci sono altre domande, saremmo in chiusura. Se ci dovessero essere altre domande, vedete tutti i nostri riferimenti a schermo, potete scriverci e chiamarci, siamo sempre a disposizione. Ringrazio tantissimo tutti i nostri relatori, professoressa Bianciardi, la professoressa Dina, i ragazzi Giulia e Francesco, e buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci.